La Società Italiana di Statistica ha organizzato il convegno dal titolo Accreditamento della professionalità statistica, riconoscere la qualità. Una delle problematiche che ruota attorno alla figura professionale dello statistico in Italia è infatti il mancato riconoscimento di capacità professionali accreditate e certificate. Per questo la SIS ha deciso di proporre come soluzione la promozione di un programma di accreditamento individuale che attesti le competenze dello statistico. Questa è un'iniziativa che parte dalla Società Italiana di Statistica e che ha visto collaborare statistici di tutta Italia e che provengono da diversi percorsi. L'idea è che ci possa essere, come nei paesi di tradizione, diciamo, liberale anglosassone, una certificazione da parte dei pari delle competenze statistiche di coloro che devono svolgere nella società attività di statistico. Questa attività la può svolgere nel pubblico, negli uffici di statistica che sono previsti in ogni regione, in ogni comune o all'Istat, ma anche nel privato. Tutte le volte che si utilizzano dati statistici, uno potrebbe voler avere la sicurezza che chi stia proponendo questi dati abbia le competenze necessarie. Adesso non esiste nulla di questo, per la professione dello statistico è definita fra le professioni non regolamentate, ma non c'è nessuno che possa assicurare che la persona abbia le competenze necessarie. Queste competenze può avercele il laureato in statistica, può avercele anche il laureato in economia, il laureato in sociologia che hanno seguito dei percorsi diversi, ma poi nella vita professionale hanno affrontato problemi che riguardano l'utilizzo della statistica, la qualità dei dati, la capacità di utilizzare questi dati per trarre conclusioni o per prendere decisioni. Questo consentirebbe in qualche modo di avere un sistema di riferimento per coloro che debbono utilizzare questi professionisti. Tanti gli esperti intervenuti nell'arco della giornata, ognuno con una proposta volta a definire le caratteristiche formative dello statistico. Lei, da presidente della Federazione Europea Società Nazionali di Statistica, ha proposto due progetti per inquadrare al meglio la professione dello statistico in Italia. Ce li può ripetere? Sì, allora, i due progetti sono sostanzialmente, il primo riguarda la cultura statistica, sostanzialmente individuare, allora, la statistica è già utilizzata per monitorare le informazioni sul lavoro in generale. Qui si tratta invece di capire se la statistica, e ci sembra che questo sia la cosa positiva, che la statistica possa essere anche uno dei nuovi skills, cioè una delle nuove abilità per cercare di creare nuovi posti di lavoro. Questo si è visto anche che nei top 25 posti di lavoro, nei primi 25 posti di lavoro che si sono creati recentemente, le professionalità che servono sono proprio quelle, le abilità che servono sono anche quelle di statistica. Quindi l'idea sarebbe quella di creare all'interno della Commissione europea, tra i vari skill, individuare anche quello di statistica come una delle possibilità per aumentare la possibilità dei giovani di inserirsi nel mondo del lavoro. A suo parere, l'università ha qualche responsabilità nel mancato, diciamo, inquadramento della professione dello statistico? Ma sicuramente l'università qualche responsabilità ce l'ha certamente, perché c'è troppo distanza tra quello che è il profilo teorico, diciamo, dello statistico e quello che poi effettivamente serve nel mondo del lavoro. E poi c'è anche forse una incomprensione tra mondo del lavoro e università, perché spesso il professionista non sa il capitano d'azienda non sa se effettivamente a che cosa serve lo statistico e quali sono i vantaggi che potrebbe dare uno statistico. E per questo anche uno dei punti che volevamo portare avanti a livello internazionale è quello di creare posti di lavoro innovativi, cioè posti di lavoro dove la statistica sostanzialmente è l'elemento di monitoraggio per valutare l'efficacia, l'efficienza, la soddisfazione dei lavoratori, per capire se ci sono rischi nella produzione di un servizio o di un bene che l'azienda sta producendo.